Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati con le Planet News, maglietta rossa come piace Joey Time, versione Gabibbo. Partiamo subito con la prima news, anzi prima vedete la luce più scura perché adesso inizia a far buio. Prima quindi purtroppo i mezzi sono quelli che sono, magari la risoluzione sarà un pochettino peggiorata, però purtroppo cercherò di intrattenervi lo stesso con le news bellissime, succulente. Partiamo subito con la prima news. E stando ad alcuni rumors, il primo DLC sulla storia di Uncharted 4, cioè il primo ed unico DLC sulla storia di Uncharted 4 sarebbe pronto e verrebbe addirittura svelato alla PlayStation Experience che si terrà inizi dicembre. E secondo sempre questa fonte solito utenti che leakano eccetera, il DLC sarebbe addirittura stand alone, quindi diciamo sulla stessa riga di Left Behind di The Last of Us, che su PlayStation 4 è stato reso anche disponibile standalone, poi in varie anche su PlayStation 3. E ovviamente è il DLC più grosso che Naughty Dog abbia mai creato, seguirebbe le vicende dei fratelli Drake anche in questo DLC, non si sa se è un prequel o un sequel, però stiamo in attesa per ulteriori informazioni. E la special edition di Skyrim è partita a razzo in tutta Europa, botto di vendite e sta vendendo tantissimo, d'altronde è stata rimasterizzata molto molto bene, il supporto alle mod, soprattutto su PlayStation 4 che è stato proprio dichiarato all'ultimo di aver trovato l'accordo con Sony, starà sicuramente garantendo questa linfa vitale al prodotto che uscì nel lontano 2011, ricordo l'11/11/2011. È uscito Skyrim. Io lo prenderò, farò tantissimi tutorial, penso di fare tantissimi tutorial stile Fallout 4, quindi aspettatevi, arriverà lunedì e spero addirittura lunedì stesso di pubblicare il mio primo video, magari sarà semplicemente un gameplay e non un tutorial, però rimanete in attesa. Fino ad allora sappiate che Skyrim sta vendendo tantissimo. E Mark Serry di Sony ha dichiarato che basterebbero 8 teraflops a PlayStation 4 Pro per garantire il 4K, una risposta a un dirigente della Microsoft che diceva che il vero 4K era solo sulla console di casa Redmond, di casa Microsoft, e lui dice che bastano 8 teraflops. Cosa sono i teraflops? Lo dico ancora una volta, è la potenza di calcolo della GPU, della scheda grafica, diciamo, in parole povere. E quindi ora si sta abusando di questa parola teraflops, che fino a poco fa nessuno sapeva chi, sapeva cosa fosse, perlomeno i non addetti ai lavori. Però dice che bastano 8 teraflops per garantire il 4K. 4K cosa? Upscalato. 4K cosa? 30 fps. Questa generazione di mezzo è un po' una cazzatella, diciamo. Però secondo lui bastano solo 8 teraflops. E un curiosone sulla metropolitana ha scovato in un laptop di un probabile sviluppatore di Tomb Raider il titolo della prossima avventura di Lara Croft, che si intitolerebbe Shadow of Tomb Raider, però questo porterebbe a un cambio di sviluppatore. Infatti secondo sempre quella foto lo sviluppatore sarebbe Eidos, che se non dico una fesseria è lo stesso sviluppatore di Hitman. Quindi magari potrebbe essere uno spin-off a episodi, qualcosa di più piccolo. Mi sembra un po' difficile che Crystal Dynamics, che Square Enix, faccia questo passo di software house per Tomb Raider, questo reboot che sta avendo, ha avuto un successo pazzesco. Comunque, questo curiosone ha fatto queste quattro fotografie ed è riuscito a catturare queste immagini. Non sappiamo se ovviamente è ufficiale, ma siamo sempre lì col punto interrogativo. E ancora prima del 10 di novembre, giorno di uscita di PlayStation 4 Pro, The Last of Us ha già ricevuto la patch che permette di avere il 4K e il supporto all'HDR. Infatti moltissimi utenti hanno già postato delle fotografie con la differenza tra non HDR e HDR, che secondo me, ripeto sempre, l'HDR essendo una cosa post... poi è un'elaborazione post games, è un software diciamo che elabora le immagini, sfalsa l'esperienza che lo sviluppatore voleva dare, perché lui l'aveva sviluppato in quel modo, con quei colori eccetera eccetera. L'HDR li stravolge, diciamo, in certo senso. Comunque la patch è già disponibile, potete scaricarla in attesa, se acquisterete la PlayStation 4 Pro, in attesa di appunto avere la console tra le mani. Stando alle statistiche, già 20 milioni di utenti hanno richiesto
hanno fatto la pre-registrazione per Super Mario Run, la prima applicazione di Nintendo di un grosso spessore che arriva sugli smartphone. Già Pokémon Go, vabbè, di Nintendo, sì, diciamo di sì. Pokémon Go già aveva dato via libera a Super Mario. Super Mario Run è già stato, ha già ricevuto 20 milioni di registrazioni. E stando a questi rumors, Super Mario Run utilizzerà Unity. Il motore grafico, intanto ho sentito un bambino evolversi qui sotto che farà così, speriamo stia bene. Utilizzare il motore grafico Unity, io lo aspetto tantissimo anche se sono utente Android, ma Nintendo ha già dichiarato che uscirà anche su Android, però un po' più in là. Stento ad immaginarci, cioè non stento, immagino che in concomitanza con l'uscita per iPhone uscirà un APK modificato che porterà il nostro Super Mario Run anche su Android, molto probabilmente. Però staremo, aspettiamo, a Natale dovrebbe arrivare. Ed è stata mostrata un'immagine del nuovo progetto degli autori di Journey, quel capolavoro che è Journey, quell'esperienza, quel viaggio, tutta quell'immersività. È stata mostrata l'immagine, come la vedete qui sulla mia faccia, probabilmente la starete già vedendo, e secondo alcuni, il tema principale di questo nuovo capolavoro sarà il donare non si sa cosa, ma donare molto probabilmente aiutare il prossimo. Uscirà nel 2017, per adesso si sa davvero poco, magari al PlayStation Experience uscirà qualche dettaglio, magari no. Stiamo ad aspettare, seguiremo il PlayStation Experience e farò sicuramente un video su tutto quello che è stato presentato di nuovo, se verrà presentato qualcosa di nuovo. Speriamo di sì. E Phil Spencer ha dichiarato che Xbox Scorpio sarà retrocompatibile, non con i giochi di Xbox One. Quello era già stato dichiarato che i giochi di Xbox One erano compatibili con Scorpio, ma manterrà la retrocompatibilità dei titoli Xbox 360. Quindi, sulla scia della fortuna che praticamente è stata questa decisione, presa da Microsoft, è stata una manna dal cielo. Una manna dal cielo, una mano dal cielo, un aiuto dal cielo va per la console di Microsoft, e quindi hanno deciso di mantenere la retrocompatibilità. Io do due pollici in su perché la retrocompatibilità è una cosa sacrosanta, soprattutto per i giochi acquistati in digitale. Cioè, io posso mantenere la mia libreria di giochi, la mia raccolta di giochi su qualsiasi console acquisterò d'ora in avanti ed è una cosa fantastica. È una cosa che deve essere implementata anche nelle console di casa Sony. Quindi, ottima mossa per Microsoft. Ed è già stato rotto il Day One della PlayStation 4 Pro in Italia? No, non in Italia. È stato rotto in Arizona, infatti un utente ha già postato le immagini proprio sul canale YouTube e su Twitter della console mentre la prova, mentre la spacchetta, la spacca, la getta, la rompe, la dispezza. Addirittura 7 giorni prima, perché è uscito praticamente il 4 questa news, e chissà che non venga rotto anche in Europa questo Day One. Molti la stanno aspettando, io me ne frego, come sapete la mia idea, non per questioni di soldi, ma perché secondo me è uno spreco di soldi, visto che a parer mio Sony annuncerà il prossimo anno una console che rivaleggerà. Rivaleggia si può dire, rivaleggia, sì, comunque creerà del filo da torcere a Xbox Scorpio, e quindi non ha senso acquistare una PlayStation 4 Pro adesso, anche perché comunque 4K non è nativo, è upscalato. Se non avete un televisore 4K non ve ne fate niente, ok, sì, ci sono gli FPS più fluidi, ma vale una spesa di 110 euro in più rispetto a una PlayStation 4 normale? Vale una spesa di 410 euro? No. Non li vale, secondo me, sempre la mia opinione. Ok, ragazzi, questa puntata delle Planet News, quindi vi ho mandato a fango. Finisce qui questa puntata. Io spero che vi sia piaciuta. Le news vi siano piaciute. Come al solito, lasciate un bel like. Mi raccomando, se lasciate un dislike, spiegatemi il motivo per cui non vi è piaciuta questa puntata. Cercherò di migliorare sempre. Iscrivetevi al canale se non siete iscritti. Troverete tantissime cose: gameplay, unboxing, tutorial e quant'altro. E ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi!